2023. Siamo consci che per raggiungere gli obiettivi che l'amministrazione si è posta sono necessarie non solo le risorse finanziarie, ma anche le risorse umane. E considerata la struttura del comune che può contare su circa 40 dipendenti, abbiamo elaborato questo piano del fabbisogno per il prossimo triennio, che vedrà in particolare l'assunzione di 14 unità. Di queste unità alcune sono, le procedure sono già in itinere e altre contiamo di avviarle nel 2021 appena approvati gli strumenti che ci permetteranno di farlo, sia il bilancio di previsione e quant'altro, insomma, necessario. Diciamo che gli ambiti nei quali abbiamo previsto nuove assunzioni sono un po' tutti, nel senso parto dall'area di vigilanza dove sono previste altri tre vigili, l'assunzione di altri tre vigili perché uno è già entrato il 1° di ottobre, parlo sempre di quelli a tempo indeterminato. Poi abbiamo l'area tecnica dove abbiamo previsto l'assunzione di un istruttore direttivo in modo da ristabilire il terzo ufficio, perché in questo momento è in itinere sugli altri due, quindi torneremo ad avere l'area urbanistica, lavori pubblici e il tecnico manutentivo patrimonio. Per quanto riguarda l'area invece della ragioneria, abbiamo previsto un istruttore direttivo e altre figure istruttorie C, 2C, una per il 2020 e una per il 2021, perché è nell'obiettivo di questa amministrazione riportare all'interno dell'ente la gestione dei tributi, in quanto chiaramente l'area delle entrate è un settore strategico per l'ente. Poi abbiamo previsto ulteriori assunzioni al protocollo, all'ufficio di segreteria, quindi con degli ulteriori amministrativi che poi andranno anche nel settore amministrativo servizi esterni, quindi anche per quanto riguarda la gestione dell'anagrafe, stato civile. E quindi insomma abbiamo coperto un po' tutti gli ambiti necessari.